su cosa consumiamo, diciamo. Forti tensioni, sfide a duello tra i casermoni dello Zen, armi da guerra ed esplosivi al plastico per le rapine ai portavalori. Forse ha ragione il boss di Tommaso Natale e Giulio Caporrimo quando nelle intercettazioni dice che Cosa Nostra non è più quella di una volta. Cambiamenti al vertice, nuove regole registrati nell'ultima operazione dei carabinieri di Palermo che hanno fermato 16 persone per associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, danneggiamenti. Gli equilibri stabiliti a maggio 2018 dalla commissione provinciale, la cosiddetta Cupola 2.0, non stanno bene a tutti e i primi malumori si notano nella riunione in gommona ad agosto 2017. Cioè, mamma mia, e come fanno a decidere? Ma i veri problemi arrivano quando Caporrimo viene scarcerato a maggio 2019 e si ritrova sotto la direzione di Francesco Palumeri. Dopo un breve esilio a Firenze, il vecchio capomafia rientra e comanda. Si torna ai vecchi metodi, estorsioni a tappeto e intimidazioni. La ricerca del consenso di Cosa Nostra diventa più concreta nelle difficoltà del lockdown, quando Giuseppe Cusimano tentò di organizzare la distribuzione di cibo alle famiglie dello Zen. Dare una sorta di welfare mafioso alla gente che aveva bisogno durante la prima fase del lockdown, addirittura con sussidi di tipo alimentare, ne sono stati scoperti dai carabinieri. È un welfare che non porta nulla di buono. Un welfare alimentato anche dal reddito di cittadinanza, percepito da 5 degli indagati.